Via verde dell'Atletica Monte Fiascone, chiamati da patron Maurizio Pagliaccia in sotto l'arco gonfiabile per la foto ricordo prima del via. Prima del traguardo li vedremo di nuovo passare in piazza una manciata prima di chiudere la prova. Due minuti circa alla pallon, almeno due minuti secondo l'orario previsto, come sempre bisogna attendere l'ok della sicurezza per quanto riguarda ordine pubblico, forze dell'ordine e personale dell'organizzazione che deve garantire la sicurezza degli atleti. Tutto già pronto anche per lo start, sarà il sindaco di Campiano Ruggero Grassotti a sparare il colpo di pistola che indica la partenza dell'edizione 2024, la corsa fuori porta, Roberto Scorzoso. Ancora qualche attimo di pazienza, stiamo verificando che sul percorso sia tutto in ordine per il via. È tutto a posto sul percorso, ci confrontiamo con i giudici di gara. Stefania, tutto ok? Siamo alle ore 10 esatte, per cui lascio microfono e start al sindaco di Vitorchiano. Ai vostri posti. Partita 24 per l'applauso agli atleti, vedremo ritransitare un po' tra poco. Dai, Evo Joe!
grande, dai! Dai! Massimo! Massimo! Salve.
Running al traguardo, Carlo Fioravanti, Viterbo Runners. Attenzione perché la prima posizione femminile Italia al traguardo vince la corsa fuori porta 2024. Patrizia Giannini, Athletic Amelia, era tra la favorita della vigilia, chiude. Grande. Vittoria femminile quindi, Athletic Amelia per Patrizia Giannini di Roccacciolo al traguardo e ancora pettorale 190 per Pietro Morelli. 18 F, c'è già parole. La seconda posizione femminile alla canottiera dell'Atletica Montefiascone, quella di Roberta Cori. Seconda posizione assoluta per Roberta. E chiudiamo il podio femminile, il pettorale numero 29, Virginia Arno Peralta, Atletica Nepi. Salutiamo l'arrivo di Giovanni Palumbo, arrivi in successione, riconosciamo Fabio Di Va, Monica Santini, zero batte poco prima del 11 del Simone Domenico, Monica Santini in quarta posizione intanto assoluta nella prova femminile. Poco anche i tempi ufficiali Giorgio Menicocci chiude in questo momento qualche metro di margine su Massimo Lanzi per la polisportiva Montalto, altro arrivo femminile, dovrebbe essere la quinta posizione con 146 al traguardo Marta Padroni. Roberto Felici, Atletica Orte. Vincenzo Scottoli, Monterosi Run con 191 al traguardo, anche Vinicio Giovannetti, Rosa Berni chiude la top 5 femminile, anzi sesta posizione per Rosa, mentre il pettorale 12 è di Giacomo Ielmoni e col pettorale 218 al traguardo Nicola Lucciarini. Dario Fiaschi, Atti Running, Adriano Marinangeli, Runners San Gemini, per l'Atletica Montefiascone, Giulia, Fabio Coriso. Sacco con qualche metro di margine su Emanuela Tissi, è arrivato Antonino Brugnone col pettorale 16 al traguardo Francesco Reale assieme a Federico Farco, altro arrivo femminile quello di Morena Cavallari, con lei arriva anche Giuseppe Nanni, Runners Canino. Vai Ross! Io
Vai Ross, vai! Vai, vai! Rosella Venturini. E ancora Giuseppe Vitta. Va bene. Che devo fare io? Ercole, Ercolani. Monte Fiascone. Paolo Colantonio. Marco Alonzi. Polisportiva Vetralla Blera per Marco, ricordiamo si volerà a breve anche a Vetralla il 5 maggio, appuntamento con il trofeo Uomo Cavallo, torna in calendario con Rinduscia. Arriva Sergio Francavilla per l'Atletica Sabatina al traguardo Luigi Toscano. Altro arrivo per la prova femminile, il 136 di Eleonora Gizzi. E poi una serie di arrivi, riconosciamo Antonio Bersaglia della Polisportiva Montalto. Che ci mangiamo? Tutto? Ma io so dire, no? Tutto fatto in casa. Massimino! E un applauso a Massimo Pierini, che è passato gli ultimi mesi con l'intensità particolare degli ultimi giorni e sta ancora spostando sedie, quindi l'applauso anche per Massimo. Quello probabile è un problema, non lo so, che cominciamo naturalmente dalla premiazione femminile. Podio femminile, partiamo dalla terza posizione, il tempo è 49 minuti e 01, terza posizione per Virginia Arnaud Peralta. Piero Ferri, presidente del comitato festeggiamenti San Michele 2024, ricordiamo 8 maggio la celebrazione, poi 11, 12, 13 e 14.
8, 9, 10, 11, 12 le celebrazioni 2024. L'applauso per Virginia, la seconda posizione per l'atletica Montefiascone, 48 minuti e 47 secondi, Roberta Cori. Piero. Vince l'edizione 2024 della corsa fuori porta a Vitorchiano. Il tempo è 47 minuti e 55 secondi. Patrizia Giannini. Brava Giannini. Vai e senza. Giannini è un cognome, una garanzia, eh? È dedicato a Fiume. Brava! Aspetta, oh, l'arriviamo, eh! Voglio vedere se me ne farete a me il video. Fermi! L'applauso per il podio femminile qui a Vitorchiano, Patrizia Giannini, Roberta Cori, Virginia Arnaud Peralta. E passiamo alla premiazione maschile, la terza posizione va alla Polisportiva Montalto, il tempo è 40 minuti e 56 secondi per Simone Marconi. A premiare Simone è Piero Ferri del Comitato Festeggiamenti San Michele. La seconda posizione, il tempo è 40 minuti e 35 secondi, la società è Runners Canino, lo premierà Mauro Cratazza, pluricampione italiano di handbike, Giorgio Gazzani. La mano per bravo. A premiare ora sarà il sindaco di Vitorchiano, Ruggero Grassotti. Vince la prova maschile dell'edizione 2024, settima edizione della corsa fuori porta a Vitorchiano. Il tempo è 36 minuti e 49 secondi per l'atletica Montefiascone. Seconda vittoria consecutiva qui a Vitorchiano per Andrea Rofena. Ruggero Grassotti, sindaco di Vitorchiano, premia Andrea. Noi applaudiamo Andrea Rofena, Giorgio Gazzani, Simone Marconi e con loro tutti i protagonisti della gara maschile. 9700 metri circa quelli ricavati tra il centro abitato, il borgo medievale, le campagne e i boschi attorno a Vitorchiano. Ci restano ancora due momenti prima di premiare la società più numerosa. Lo abbiamo ripetuto più volte, questo appuntamento ricorda Roberto Scorzoso, e allora come ogni anno ci piace omaggiare il ricordo consegnando alla mamma di Roberto un mazzo di fiori. Chiudiamo questa mattinata premiando la società più numerosa in gara. Le abbiamo visti arrivare tante magliette verdi al traguardo, 14, quelle che hanno tagliato il traguardo, vale il primo posto per l'atletica Montefiascone. Premia Elisa Scorzoso. Del comitato festeggiamenti, applauso per i ragazzi e le ragazze dell'atletica Montefiascone, sempre numerosissimi. E ora podio libero per le foto di gruppo.
ora l'Atletica Montefiascone, ma poi come tradizione anche tutto lo staff del comitato festeggiamenti. Noi, per quanto riguarda il Corrintuscio, vi diamo appuntamento a domenica prossima, Giro della Laguna, Orbetello, l'unica mezza maratona del programma Corrintuscio 2024. Per quanto riguarda l'appuntamento di Vitorchiano, appuntamento all'anno prossimo. Prima ricordiamo che dall'8 maggio in poi Vitorchiano celebra i festeggiamenti di San Michele, per cui l'appuntamento è qui in quei giorni. Grazie a tutti per la presenza e buona domenica a tutti. Te somiglia, Mori, te somiglia. Andrea. Quando ha detto che quarta è cremata, pensavo intendeva quello davanti, davanti, non quello dietro. Quello dietro era lontano, quello davanti lo vede. Quanto aspettavo neanche qui. Quando è cremato, non si chiama più ormai.